Claudio Cinti. Non è un libro qualsiasi, nel senso che questo libro si narra da decenni e finalmente ce l'abbiamo proprio. Abbiamo un pezzo. Abbiamo il primo libro di quattro. Ho appena finito. L'hai appena finito. Ecco, allora, l'abbiamo letto in due? Io e te. Io l'ho letto metà. Allora, diciamo due cose innanzitutto su. Questa è un'opera che definirei un'opera di una vita, nel senso che sono 30 anni di gestazione, con tutti i travagli del caso, della pubblicazione, non pubblicazione, finché alla fine Claudio si è deciso, finalmente, siamo molto contenti che si sia deciso, e lo ha fatto, direi, con un'operazione duplice, sia come scrittore che come editore, perché l'edizione Sinopia, come sapete, è una casa editrice fondata da Claudio con Alessandro Romano e che pubblica ormai da qualche anno cose di grande pregio, direi, soprattutto inizialmente di letteratura ispano-americana, ma poi successivamente anche opere importanti, in particolare direi di Ali di Kafka, è stata un'operazione importante su cui magari in un'altra occasione potrò tornare a discutere. Questo libro inaugura una collana, che è una collana, il numero uno di una collana che si chiama Pura Dura Rubbia, poi chiederemo a Claudio di spiegare perché si chiama Pura Dura Rubbia, in omaggio a un grande poeta boliviano, che è Jaime Sáenz, che Claudio ha prodotto varie cose, in particolare il romanzo più importante, che è Felipe Delgado. Quindi diciamo, abbiamo qui un duplice percorso, un duplice lavoro, sia dal punto di vista di traduttore, curatore, studioso di letteratura ispano-americana, e poi un poeta e scrittore. Poeta perché poi ha pubblicato già un libro importante, che è I Papecuana, che ha vinto il premio nazionale di poesia per Paolo Pasolini nel 2005, sì. E poi una raccolta di prose brevi che semina il fiore, accanto a un'altra quantità di cose che in realtà, se andiamo a cercare, ci sono sia come saggi, sia come altre cose che sono molte nel cassetto, credo ancora, e molte altre invece magari sparse qua. Io vorrei quindi innanzitutto raccontarvi da lettore l'esperienza di questo libro, quindi, poi facciamo una chiacchierata molto informale con Claudio, cercando anche di capire qualche segreto su questo libro. Allora, io vi sono fatto alcune note da lettore per inquadrare cosa abbiamo di fronte, il collettore di bozze. Tanto l'eroe, il protagonista, Ugo Osfer. Ugo Osfer già rivela un destino nel nome, perché Ugo Osfer, Osfer in realtà è refuso, di professione correttore di bozze, 35 anni, single, orfano di padre e di madre, e poi un passato su cui probabilmente il secondo, terzo e quarto libro ci diranno molto di più di quello che noi sappiamo. Cerchiamo di raccogliere alcune informazioni. Ugo Osfer lavora come correttore di bozze in una casa editrice, fa il pendolare tra una città e un luogo che è una periferia, o è, diciamo, forse non ben chiarito il punto, la frontiera con un luogo sconosciuto e molto interessante, su cui sappiamo molto poco, che è la campagna. E la campagna è una sorta di terra incognita. Si va e si viene dalla campagna per una serie di ragioni che magari poi chiediamo a Claudio di aiutarci a capire meglio. E il tempo e il luogo di questo primo libro, se ho fatto bene i conti, sono una, due, tre notti, forse quattro, ma non si sa.
diciamo, tre notti e un pezzo, finisce a mezzanotte, cioè, più o meno finisce a mezzanotte. Tarda notte. Comincia al tramonto di un giorno, quindi c'è la prima notte, il secondo giorno, il terzo giorno e poi finisce sostanzialmente nella tarda serata, nella prima notte. Allora, quindi è un tempo ben circoscritto da un punto di vista della storia del nostro eroe. Io mi sono cercato di ricostruire un po', innanzitutto, ecco, forse per parlare correttamente, parliamo intanto dei personaggi, diciamo, c'è una quantità di personaggi che fra l'altro vengono ripresi all'inizio con una serie di elementi che aiutano, ma ne manca uno. Il nemico non c'è. Come no? Eccolo qua. Dov'è? Degli asili, va a dire. Sembrava strano. Allora, proviamo a descrivere i personaggi, il gruppo di personaggi, in realtà perché sono tanti. Allora, io ho cercato di classificarli, questi personaggi. Allora, a grappoli vi ho cercato di classificarli. Diciamo, c'è un gruppo che potremmo chiamare il piano dell'opera, che sono tre: Sparadrappo, Struzzo e Farina. Chi sono questi tre? Sono tre signori che in realtà quasi subito entrano in scena, perché al ritorno, dopo il ritorno affannoso del nostro eroe verso la campagna, verso il luogo dove lui abita in periferia, va a mangiare in questo ristorante e lì incontra questo trio particolarmente inquietante di personaggi che sono in realtà un editore, Sparadrappo, un condivisore, Struzzo, e uno scrittore, Farina, che gli propongono qualcosa che non si capisce bene esattamente cosa gli propongano, se non evidentemente chiedere i servigi di correttore di bozze per un'opera o per un piano dell'opera, che poi cercheremo di indagare. Primo gruppo. Secondo gruppo, il mondo della casa editrice, che è il luogo, più che un lavoro, quello del correttore di bozze, è una missione, è uno stile di vita, poi cercheremo di capire un po' di più. I personaggi di questo teatro della casa editrice sono il direttore, Tonino Bello, Bonzo, il nemico caporedattore, Dante Belpolito, il proto, Piffaretti, il responsabile di produzione, e Pilotto. Più da Angela Bellini, che in realtà il cui ruolo non è ancora ben definito. E poi c'è un personaggio che non appare, ma di cui si parla spesso, che è Ballista, che è l'editore. Tu interrompimi, correggimi, apparirà nel primo capitolo della seconda parte, appunto in scena, un personaggio che avrà un rilievo. Poi c'è il condominio. Allora, i condomini sono importanti nel mondo. Io direi che la cosa che rende questo libro un libro importante è che costruisce un mondo. Cioè, quindi entrati dentro c'è un tempo, c'è uno spazio, e c'è anche poi un'architettura complessiva del modo in cui si sta all'interno di questo mondo. I condomini sono probabilmente un punto di riferimento importante, cioè il fatto che le persone vivano in condomini, quasi tutti vivono in condomini, c'è poi verso il fine un'eccezione, non si capisce bene fino a che punto è un'eccezione, però si vive in condomini. Poi torniamo sul tema dei condomini, perché su questo probabilmente si costruisce anche una sorta di rappresentazione epocale, cioè l'epoca nuova rispetto alla civiltà della fiducia, tanto per anticipare. Nel condominio ci sono, c'è in particolare la famiglia
degli asili, e io mi ero fatto entrare in inganno, perché Bunzo all'interno non trovo mai il cognome di Bunzo. Tu me l'hai fatto notare che adesso invece si chiama anche lui degli asili. Sono molti degli asili, perché tanti vengono probabilmente una sorta di esposito, probabilmente, no? Ecco. Cioè, quindi sono orfani. La famiglia degli asili ha un padre principale che è il custode del condominio, c'è una moglie e ci sono due figlie che hanno un ruolo importante. Un altro pezzo, un altro grappolo dei personaggi, direi che potrebbe girare attorno all'ospedale. Quindi c'è un'infermiera, Luisa Pettirosso, e il dottor Narpozzi. E poi ci sono le ultime due luoghi, diciamo, di grappoli di personaggi, che uno è il parco durante la vacanza del nostro eroe, perché in questi pochi giorni si permette anche una vacanza. La prima della sua vita, ma noi lo prendiamo giustamente proprio in pochi giorni la vacanza. E in questa vacanza si reca a un parco e li conosce altri due personaggi molto interessanti, due ragazzini, Arlo e Gillo. E infine, e questo è l'ultimo grappolo, diciamo, nella sequenza del romanzo, la casa. Cioè la casa, che non è un condominio, in cui le regole della casa, la legge della casa viene infranta o non infranta, non lo so, poi lo racconti tu, e qui vivono come coinquiline due signore, Luisa Pettirosso, che è l'infermiera, e Sara, la studentessa. No, penso che i personaggi siano sostanzialmente questi, poi ce ne sono altri che entrano in scena. Io cerco di dare degli elementi per inquadrare, soprattutto per chi non ha letto, di cosa stiamo parlando. Allora, a questo punto, rispetto a la definizione del tempo e del luogo, allora, sul tempo, innanzitutto direi che è importante, appunto, questa cosa che torna spesso, cioè di essere all'inizio dell'epoca nuova in cui sono state introdotte, quindi delle regole nella convivenza degli umani, del mondo di Hugo Osper, e l'epoca nuova ha delle regole molto, molto stringenti, ha delle procedure stabilite, c'è un senso altissimo probabilmente della legge, no? Nella sua applicazione quotidiana. E quindi il rapporto tra tutti i protagonisti e la legge è un rapporto, anche quando si infrange la legge, è un rapporto non facile, è un rapporto comunque che ha un peso. E che questa legge, la legge della casa, in realtà è probabilmente il pilastro principale dell'epoca nuova, rispetto a un'epoca precedente che è finita, su cui si intravede alcune spiegazioni del perché è finita, ma non tutte, che era la civiltà della fiducia. Quindi probabilmente in un'epoca di fiducia c'erano o leggi introiettate. Vigeva, come si spiega bene nel secondo, vigeva un'altra legge della casa. Dicevano anche la giornata. Allora, cosa, altri elementi che possono essere utili per entrare in questo tipo di rappresentazione? Possiamo dire innanzitutto, ecco, proviamo a dire qualcosa di più allora sulla sequenza di cosa accade al personaggio, all'eroe Hugo Osfer. Il suo ritorno a casa è un ritorno in un'atmosfera, ecco, questa è una cosa, c'è una dimensione quasi di sospensione temporale ogni tanto, perché i rimandi al mondo sono molto, molto vicini a noi per alcuni aspetti. Osper si muove in un autobus per andare a casa, il condominio ha caratteristiche normali, con una portineria, degli ascensori, degli appartamenti sostanzialmente normali, standard.
E poi però per esempio già il primo ritorno, quando si reca, va a mangiare, va a cenare al ristorante, l'atmosfera è già un'atmosfera, dal mio punto di vista, diversa, no? Addirittura con sapore quasi, cioè, mi ricorda, nella mia fantasia mi ricorda Pinocchio. La famosa cena del gatto alla volpe con Pinocchio, no? Con personaggi forse rovesciati, nel senso che lui arriva tardi, arriva il gatto monco, si chiamano, il ristorante è ben conosciuto, quindi accolto da Rossini, che è il ristoratore, ed è lì che poi viene in qualche modo, ed è preda di una sorta di tranello da parte del piano dell'opera, cioè del trio Spadrappo, Farina, Struzzo. E anche lì c'è un'atmosfera, un sapore un po' collodiano. Però, perché se lo posso dire anche al Pinocchio, è uno dei miei libri. Beh, questo si capisce. E leggo, rileggo, e ne credo, se non ricordo male, perché credo che sia l'unico testo citato esplicitamente all'interno del testo. Allora, cioè, è un omaggio mio personale. E su questo mi permetto però di dire una cosa che ha a che fare con la lingua che tu usi, che è una lingua sicuramente molto ricca dal punto di vista proprio, anzi direi che è un grazie a Claudio, perché ci fa riscoprire la ricchezza dell'italiano e il fatto di quanto si vada inaridendo invece nell'uso spesso non solo colloquiale e quotidiano, ma anche nell'uso letterario, cioè questi scrittoruncoli che usano un linguaggio spesso, sono passati attraverso alcuni attraverso la sperimentazione, ma poi sostanzialmente quello che rimane oggi è veramente poco. Quindi un grazie a Claudio dal punto di vista della ricchezza. Devo confessare, e lo dico da Veneto, che però sento un sapore da centro Italia, dell'Italia centrale. Che probabilmente è una mia... No, anche a me, chiaramente, come sapete, Claudio ha vissuto... Io sono transitaliano. Transitaliano. Sono nato ad Ancona, mia infanzia allo Spezia, a Torino, Macerata. Un foresto, dicevo. Un foresto, dai. E poi in Venezia. E poi non ci sono due persone della mia famiglia che siano nate nella stessa città, per cui in realtà... forse semplicemente sicuramente la lingua italiana la adoro. In casa mia si è sempre sentito parlare di Veneto, di Martigiano, ovviamente, del pugliese, e poi c'erano i prestiti anche di altri, per cui ovviamente qualcosa nelle orecchie mi è rimasto, no? Ecco, questa cosa è una lingua che a volte quasi sconfina in alcuni prestiti ottocenteschi, ci sono alcuni pezzi che probabilmente sono quasi collodiani, forse, non lo so, e altre volte invece dissenti. Allora, stavo dicendo, quindi questa scena al ristorante secondo me è molto interessante, proprio questa atmosfera di una periferia che però sa anche di un'Italia che oggi non c'è più, no? Il sapore delle trattorie di una volta, in cui appunto lui gli servono questo minestrone fumante con tanto parmigiano, è un'atmosfera, ecco, c'è questa continua cosa, ecco, dal punto di vista sempre del linguaggio, è molto ricca di colori e di sapori, di odori. L'odore poi è caratterizzante, fortissimo questo qui, perché poi scansiona, direi, quasi tutte le esperienze di questa educazione sentimentale del nostro eroe. Poi entriamo nella parte, poi Tommaso lo cacciamo fuori, perché quando cominciamo a entrare nella parte è un po' più... No, sto scherzando. È stato molte più cose di noi lui. Però sugli odori torniamo dopo, sull'importanza degli odori. Allora, un'altra cosa, ecco, che mi sento dire sempre sul tema del rapporto luogo-tempo, è questa atmosfera della casa editrice. Perché una casa editrice, qui sotto c'è la tipografia, la stamperia, e quindi è una casa editrice
di un'epoca nuova, ma nello stesso tempo e questa casa editrice ha un modello di riferimento, che è la casa editrice, non mi ricordo il nome di questo tedesco. Hasselrich. Che è questa casa editrice praticamente di riferimento per cui Oster vorrebbe lavorare in realtà. E anzi a un certo momento c'è un'offerta che si intravede, che probabilmente nel secondo o terzo sapremo come si sviluppa. Dicevo l'atmosfera della casa editrice, che poi è qualcosa che ritroviamo in vari punti del romanzo, sull'atmosfera di questa dimensione del tempo, che ha a che fare con la tecnica, perché ci sono alcuni elementi di modernità, ma sono immediatamente quasi anticati. Cioè, per esempio, il nostro eroe si rifiuta di avere un telefonicchio, e questo gli crea non pochi problemi dal punto di vista del fatto di non avere un telefonicchio, cioè un telefono cellulare, perché probabilmente se accettasse di scendere a patti con la tecnica, tutta una serie di fraintendimenti, di ritardi, di assenze comunicative sarebbero risolti. Invece tutto si sviluppa attorno alle comunicazioni di una classica segreteria telefonica. Altri aspetti tecnici, che qua e là ce ne sono altri, adesso però non mi viene in mente, che ogni tanto escono fuori, c'è cioè qualche riferimento a qualcosa che ha a che fare con una sorta di modernità, ma quasi di prima fase, cioè una modernità, sempre un'atmosfera anni 60, 70. Ah, ecco, c'è proprio l'uso ancora del telefono fisso, ancora con i gettoni. Quindi, diciamo, la collocazione temporale potrebbe essere un luogo dei nostri anni 70-80, forse, non lo so. Come riferimento tecnico, non dico. C'è il telefono cellulare, no? C'è già i primi cellulari, però c'è già il cellulare, però questo telefonicchio poi un odore di sospetto, 85, lo stesso che avevamo 90. Noi 85-90. Sì, no, il telefonino. C'erano ancora le cabine telefoniche. Le cabine telefoniche gettoni, fino al 93-94. 85 per la ricettura. Ah, ok. Quindi sì, siamo fino al 90 il cellulare. Sì. Eh no, il cellulare è venuto dopo, i primi anni 90. Ah, sì. Allora, volevo dire alcune altre cose. Esatto, però ci davano solo i manager. O gli ingegneri, come mi hanno detto. Ecco, sempre per quanto riguarda questa dimensione, quindi della, c'è ancora la trasmissione stessa all'interno, è ancora antica però, perché c'è ancora un fascicolo, i fascicoli vengono portati e consegnati in tipografia, cioè la scansione, diciamo, procedurale e tecnica è ancora classica. Perlomeno qui, l'ultimo libro, diciamo. Okay. Non ci sono le mail, i file. Non ci sono le mail, non ci sono i file. Ciao, c'è addirittura un protettore di bozzo che usa pochissimo. Non usa troppo. Che cosa possiamo ancora dire? Allora, sul personaggio mi sono dimenticato di dire che comunque è il dottor Ugo Oster. Questa cosa, diciamo, dello statuto del laureato giovanissimo a 20 anni, in lingue e letteratura, no? Allora, io a questo punto vorrei soffermarmi su due aspetti che mi sembrano rilevanti per quanto riguarda questo primo romanzo. Una cosa che chiamerei l'educazione sentimentale, perché diciamo, in un brevissimo arco di tempo però il nostro eroe vive un sacco di esperienze sul piano soprattutto del rapporto con le donne. E lì poi va la prima domanda che farò a Claudio, che ha a che fare del rapporto tra sesso e amore, perché il libro sembra con un tono molto ironico e anche, diciamo, mai greve dal punto di vista anche della descrizione, anzi c'è una sorta, ci sono dei salti molto forti tra momenti di grande descrizione e momenti in cui si passano, però sicuramente il rapporto con queste donne è un rapporto che scandisce le giornate dell'eroe.
quali sono le donne? Allora, le donne sono, direi, giornate e tanti rapporti, non cioè è un, insomma, è veramente da questo punto di vista, nonostante il personaggio sia magro, tutto insomma bruttarello, insomma un po' gracile anche come struttura, però dimostra una capacità di performance sul piano sessuale molto importante. Dai, giusto in un libro, insomma. Giusto in un libro. Oddio, Presidente Hollande ci dimostra che non è proprio un libro. Bravo, hai ragione. Lo vedi, uno dice, ma come si fa a innamorarsi? E comunque traspare un fascino incredibile che a volte io dubito, da lettore, dubito, diciamo, che questo fascino venga comunicato con questa forza a queste donne, no? Però questo è un tema che poi tu affronti. Quali sono le donne? Allora, le donne sono cinque. Cioè, ci sono due gemelle, che sono le figlie del custode del condominio dove lui abita, Tina e Pina. Tina e Pina sono esattamente uguali, sono quindi due gemelle, come si dice, monozigote, quindi indistinguibili se non per l'odore. Cioè, soltanto avvicinandosi, il nostro eroe riesce a distinguere Tina da Pina. Perché l'una ha un odore molto asprigno, di musco bagnato, l'altra ha un'essenza più dolce. Però ne parli meno dell'odore della... Cioè, più è Pina che Tina. Questo blu questo... Tina e Pina sono in realtà direi una sola persona per certi aspetti, perché nella loro strategia di relazione all'eroe hanno una capacità e una fluidità di intercambiarsi tale per cui lui spesso non si accorge, se non quando usa olfattivamente l'arma di distinzione. Quindi le due gemelle, Tina e Pina, che sono all'inizio, sono la prima esperienza. Però non lo raccontare più. No, racconto più. Stai andando un po' nei dettagli. Però vi do degli elementi. La terza donna... Inizio a capire perché lo chiami eroe. La terza donna è l'angelo, è la signora Bellini, che viene dalla campagna, e attorno a qua c'è un mistero incredibile, perché appunto è elegantissima, ha questo vestito azzurro bellissimo, eccetera eccetera, e non si capisce perché invece chi viene dalla campagna, c'è un passo che poi magari leggiamo, qui addirittura arriva seminudo, se non nudo, cioè proprio in condizioni di totale abbruttimento. Mentre invece la signorina Bellini è arrivata elegante, con una valigia, eccetera. Quindi c'è il mistero attorno a questa figura e al ruolo. Però rapidamente cade anch'essa, diciamo, nel fascino del nostro eroe, per cui... Ma ci sta facendo un bignami praticamente. La quarta e la quinta è un'altra coppia, potremmo dire che è un'altra coppia, che sta nella casa, e sono da una parte l'infermiera Pettirosso e dall'altra la studentessa Sara, che ha un ruolo molto importante. Ecco, allora... La domanda, vado sulle domande perché poi lasciamo parlare Claudio. Il rapporto tra il sesso e l'amore, perché da lettore la sensazione è che c'è un momento, un facile invaghimento dal punto di vista amoroso per certi aspetti, per cui che incrina anche la strada dello stile, no? Dell'eroe, di Osfer. Però con facili ripensamenti, cioè per cui c'è una sorta di invaghimento più che d'amore, ecco. Però nel libro intanto si parla esplicitamente di amore, no? Allora, la prima domanda è: qual è il rapporto che ha Osfer con il sesso e con l'amore? La seconda cosa
che è l'altro pezzo probabilmente forte nella mia lettura di questo libro, è il rapporto con il testo, con lo scrivere, con la correzione. D'altronde un correttore di bozze non può che avere questa lettura. E soprattutto perché nello stile di Hosper parlare della correzione significa avere un'idea ben chiara che ci può essere l'errore ma non ci può essere la menzogna. E che quindi il rapporto anche con la ricerca della correzione, che è un processo senza fine, però non transige dal punto di vista della menzogna. E non mi pare che ci sia nessuno dei protagonisti che in realtà menta esplicitamente. Cioè, dopo loro ce lo dice. Ecco, su questa cosa, quindi la prima domanda è il sesso e l'amore, la seconda invece parlaci un po' della parte che riguarda appunto la teoria della correzione. E anche in qualche modo di quello che è il progetto di questa teoria della correzione, perché poi dietro c'è anche un'idea che lo stile, la strada dello stile di Hosper, che dice a un certo punto, dice una vita ordinata, uno scopo, non uno scopo finale, un piccolo scopo. E quindi questa strada dello stile, che è fondamentale nel percorso, perché poi costruisce anche l'antagonismo con Bonzo, no? Bonzo è il nemico perché Bonzo ha abbandonato la strada dello stile. E non è chiaro poi fino in fondo è perché ha accettato di stare nella menzogna. Finisco dicendo che direi che la cosa più importante forse di questa teoria della correzione sta all'inizio del libro, fuori testo, ed è che forse è importante ricordare che Dio è l'unico correttore di bozze autorizzato. Lascerei a Claudio. Sì, mi trovo un po' in imbarazzo, non perché non sia abituato alle presentazioni, invece tanti anni che presento, però è la prima volta che mi trovo a presentare il libro nella veste dello scrittore, per cui ho chiesto aiuto anche all'editore e quindi anche all'editore qui presente. Quindi in realtà io risponderò sia come scrittore che come editore, a seconda delle circostanze, del tipo di domande. L'unico che non è presente qui, che sarebbe stato di grande aiuto, è il correttore di bozze, ma lui ha deciso di andarsene qualche giorno fa lasciandomi correggere a me le ultime bozze, infatti purtroppo qualche refuso è rimasto. Anche sul rapporto sesso-amore sarebbe utile che fosse qui presente il correttore di bozze, del quale lo scrittore è una specie di ombra nel libro. Non so se nella tua bellissima presentazione mi hanno fatto capito molto, è la prima volta che sento parlare del libro non come scrittore o come editore o come correttore di bozze, ovviamente, ma da un altro, no? Sarebbe utile appunto avere il correttore di bozze, perché io come scrittore e anche come editore non ho ancora le idee chiare sul rapporto tra sesso e amore. Dico la verità. Non ce l'hai come Hosper o non ce l'hai come autore? Non ce l'ho come autore, nel senso che poi io non ho, come autore non ho nessuna idea. Tutte le idee del libro sono le idee dei personaggi. Io come autore questa è una funzione che ho scoperto io scrivendo il libro, ovviamente. In questo caso chi l'ha letto si vedrà che l'autore non è l'autore onnisciente, no? Chissà, mi segue e racconta quello che vede. Non giudica mai nessuno, no? Non giudica nemmeno il suo protagonista, ma nemmeno il dialogo. Insomma, a volte è una sorta di dialogo, no? A volte sembra che sia il correttore che parla, a volte c'è l'autore che parla. Insomma, c'è questa un po' di ambiguità, cioè di cercare. Ma qui in realtà è davvero sul rapporto sesso-amore, se dovessi esprimermi come uomo, io ho le idee molto confuse. Credo che sia un rapporto, sono costretto a dire una banalità che deve essere una relazione. In che cosa consista in maniera essenziale tale? L'amore è una sublimazione del sesso o il sesso è una sublimazione del sesso? Non sono mai riuscito a capire, non so se l'ha capito il correttore di bozze. Probabilmente al termine di questo primo libro qualcosa ha intuito, ma non... La cosa che è molto interessante è che prende molto dentro, cioè quando vive queste esperienze
fino in fondo. Quindi quando è dentro il rapporto amoroso sessuale, diciamo che il rapporto amoroso sessuale ha a che fare con una sfera emotiva, no? Forse ecco, possiamo dire questo, credo. Io a questo punto davvero parlo come l'editore, quindi il lettore del libro, non come chi ha veramente un polso che potrebbe rispondere. Credo che faccia parte della sfera emotiva di questo personaggio, no? dei sentimenti, quindi dell'emotività in generale. E questa emotività, Franco dice di no, ma appunto io ho veramente, solo esprimere delle opinioni, probabilmente questa emotività è disturbante perché in qualche modo lavora in maniera inquietante, lavora in maniera un po' pericolosa su quell'altro aspetto che forma la personalità del protagonista, e che è quello appunto su quale verte la tua seconda domanda, cioè questa dedizione assoluta all'opera. E cos'è questa dedizione all'opera? Anche qui suppongo, essendo uno scrittore quindi un correttore di bozze, che si tratti di una sorta di proiezione di questa idea dello stile che abbiamo. Non abbiamo detto che cos'è, ma insomma è detto nel libro, no? L'ho detto con una breve espressione latina, stilus virum arbitrum, cioè lo stile è ciò che fa l'uomo. Quindi è un'idea di interezza o di integrità. Che ha un'origine anche, cioè dal punto di vista, in qualche modo ci sono, verso la fine viene fuori in maniera molto chiara che questa dimensione di essere orfano di Osper come degli altri, però Osper ha scelto una sorta di padre spirituale che è il vecchio inquilino. Sì, perché questo si racconterà meglio nel secondo episodio, diciamo, nel secondo libro. Nell'epoca dell'infanzia del protagonista vede questa chiamata epoca della fiducia, questa grande fiorire di istituzioni anche caritatevoli, no? E come gli asili, che sono pieni di orfani, quindi ovviamente nell'epoca precedente, che è caratterizzata con un altro nome, insomma queste povere fanciulle venivano maltrattate dai loro uomini, insomma, c'era una quantità di orfani che venivano esposti, quindi portati. Qual era la cosa che no, il rapporto col vecchio inquilino. Ah sì, e quindi, con l'opera del vecchio inquilino. Quindi in quell'epoca un orfano aveva la possibilità di scegliere il suo tutore, quindi metteva un annuncio sul giornale con qualcosa. Veniva adottato da un tutore. Insomma, in questo caso lui sceglie questo personaggio assente, non so di cui si parla. In quell'epoca hai detto? Sì, nell'epoca precedente. Geniale, 35. Franco ti ha letto un po'. Anzitutto devo dire che mi è piaciuto bene. Quando leggo l'ultimo libro, una settimana fa. Sesso vende, si sa. Ma non è la chiave che c'è. Magari di un'altra maniera. Io vedo una grande porta che ha tre successive chiavi di apertura. Ma non è assolutamente lui che si dice, ma è il contrario. Sì. Lui è contro a te. C'è una rise di sex. Sono loro con una leggerissima provocazione matriarcale. E su questo io chiedo la risposta. La seconda chiave è il dialogo, che è il lagarto. Un dialogo che, fra l'altro, è stupendo, perché contemporaneamente narra, ma con caratteri diversi, si narra
cioè mostra i pensieri del narrante. E questo è interessantissimo perché è una continua riferirsi a se stessi all'altro. E questo è molto, molto interessante. Allora, uno potrebbe dire, ma nella prima parte siamo una specie di liaison d'Anchalèse postmoderna e nella seconda una specie di Compton Barnett piena di dialoghi. No, non è così, è assolutamente originale, nell'un caso e anche nell'altro. Ma dove io credo di avere idee meno chiare, in generale sempre per la verità, adesso, è sul correttore di bozze. Se come dice l'ultimo simbolo risale alla famosa due medaglie che si distaccano insieme dando un concetto totale. Beh, il correttore di bozze è un simbolo profondo. È un simbolo? Chi è che fa il correttore di bozze? Il correttore di bozze è per un tempo T0, che è l'autore, e un tempo T1, che è il futuro. Non è nulla. Il correttore di bozze vive in un mondo che è fatto di ortografia, di grammatica e di sintassi, cioè di burocrazia, la lingua. Allora, io vedo il correttore di bozze come un simbolo della situazione attuale, politica e sociale, cioè l'epoca dell'inevaso. Lui non dà mai luogo alla fine del suo percorso di lavoro, perché in effetti non lavora. E quindi lo vede assolutamente come la simbologia dell'uomo attuale, dell'uomo opaco, direi, nell'opontico, dell'uomo che non ne vade mai né alla risposta né alla domanda. A te la risposta. Io non ho risposta, in particolare su questo punto è interessante quello che dici, nel senso che io, insomma, come rispondo come scrittore, quando scrivo sono una macchina per scrivere, non molto diversa dal personaggio di Carina, perché scrivo e non penso. Posso fare una cosa? Sì. Tu non parli di personaggi, questo è molto interessante, questo è da sottolineare con quattro tratti fortissimi. Lui non parla di personaggi e non parla di carattere, parla di dramma disperso. E questo vuol dire che ambienta in una scena, perché drama è un ambiente scenico, le persone nella scena, quindi questo è particolarmente significativo. Questo posso rispondere, su questo posso rispondere come sulla prima domanda, qualcosa così. Ovviamente sulla lettura del personaggio mi sembra interessante e sconcertante allo stesso tempo. Drama dispersione perché, come si vedrà nel prosieguo, se riusciremo a pubblicarlo. Non fra 30 anni però. Non fra 30 anni, cioè voglio dire. No, beh, adesso è scritto, il libro è scritto, devo pulirlo e metterlo. In realtà esiste una vocazione teatrale di Bozze, che comincia a manifestarsi, un'antica vocazione che comincia a manifestarsi, a essere raccontata nel secondo. E quindi ovviamente. Se non entro non solo nelle persone che fino a poi forse si riconoscono, alla fine lo scrive in qualche modo, ricorda continuamente quello che ha detto, faccio anche inconsciamente, ma perché proprio vi è questo aspetto del teatro che verrà raccontato nel secondo libro. Perché quando io terminai la stesura del brutto della prima parte, pensai anche che questa prima parte, in realtà la prima parte di un'altra parte, che doveva essere la parte dedicata alla campagna, in cui il teatro aveva poi un altro. Ma insomma, credo che per raggiunti i limiti d'età non riuscirò a scrivere altri quattro volumi della campagna. No, quindi questa era solo la cifra. Rispetto alla prima osservazione che hai fatto, sì, e la collego con quella che diceva Gian Pietro, e in effetti credo anch'io, da lettore, parlo come editore, che in questo caso lo scrittore abbia inteso fare una sorta di educazione, raccontare una sorta di educazione sentimentale del protagonista,
nella quale, è vero, cioè lui viene sedotto continuamente, nella quale, tanto che è intitolata La strada dello stile, questo stile è continuamente messo a prova, e se lo stile, questa identità, questa idea di interezza, come immagino che sia, non è chiarito bene, ma insomma, non si fa una sua idea, credo che sia un'idea di integrità, o di, non sono tanto capace di riflettere sopra quello che ho scritto, cioè, se non facendo un'operazione da lettore che mi costa un po', ma insomma, che poi in qualche modo tradisce evidentemente quello che ho scritto, se ne parlo, se ci parlo sopra, addosso un po' troppo. Ma è indubbio che a me sembra che sia comunque un uomo, nonostante queste sue certezze, diciamo, sull'etica forse, anche no? Che comunque sì, si interroga, è dubbioso, insomma, anche le decisioni che prende, forse Franco mi conferma, sono sempre discute sempre prima di prendere, discute continuamente con se stesso, peraltro io che ero scrittore forse, no? Discute continuamente se deve prendere quella decisione oppure no. Poi insomma alla fine, relativamente a questi incontri con l'altro sesso, crolla miseramente ogni volta, cioè è un crollo, lo vive anche, lo racconta come un crollo. Questo elemento dell'interrogare la legge sulla sua giustezza viene alla luce, cioè ovviamente bisogna tenere presente che io non ho scritto questo libro, questa roba l'ho scritta in un periodo lungo di tempo, ma comunque in maniera, in qualche modo, cioè in un unico periodo di tempo, anche se separato, per cui ovviamente tutto quello che non è detto qua è perché è sviluppato altrove, necessariamente il primo libro segue un filo narrativo, cioè una linea narrativa, poi ci sono le altre linee che vengono accennate, poi riprese, portate a termine, in quelli successivi, sono diverse le linee narrative, c'è quella teatrale, c'è quella dell'educazione sentimentale, del vuoto, e ce ne sono altre, no? E c'è quella dell'opera che lo segue dall'inizio alla fine. Sono perso? No, che appunto rimanda sempre a questa, quindi bisogna superare la legge. Cioè. Superare la legge, ecco, lui si interroga ovviamente, e questa interrogazione, adesso mi sembra di fare la pubblicità al secondo volume, ma il secondo volume si chiama La legge della casa. Allora, questa cosa che è anticipata, no? Che è questo personaggio dell'inquilino anonimo che è un trasgressore, sì, no? Sì, certo. Cioè, vengono anticipati alcuni elementi che poi trovano un racconto, no? Vengono raccontati in maniera più esaustiva, insomma, più compiuta nel secondo libro. Per cui sicuramente, beh, insomma, un signore che di fronte alla seduzione di fanciulle deliziose, belle, buone, crolla, quindi rinuncia al proprio stile, evidentemente uno che, anche se ha delle certezze, non ha nemmeno. Non ha l'incertezza sul fatto di poterli mettere in dubbio, per cui anche questa in qualche modo osservanza della legge della casa, lui si ritiene uno studioso del diritto condominiale, no? Però questo non significa che lui è uno stretto osservante, anzi, lui proviene dall'epoca della fiducia, che è stata costruita, cioè che l'epoca nella quale vive ha distrutto. Quindi in qualche modo conserva la memoria di un'epoca diversa e quindi forse un'idea che la costruzione della società nella quale vive possa essere diversa da questa. Sì, ma facciamo due esempi su questa cosa, perché allora un primo caso di infrazione è la perdita dell'orologio, no? Cioè lui perde l'orologio, una delle gemelle raccoglie l'orologio e poi lo usa come espediente per, invece di consegnare l'orologio, l'oggetto smarrito va consegnato, quindi lì c'è un'infrazione evidente che poi produce addirittura l'isteria, il primo crollo le prime fessure del monumento monolitico e granitico della legge. La seconda è il gradino spezzato della casa, del luogo, dell'eccezione, no? E qui non si capisce perché questo gradino, nessuno ha segnalato che il gradino è spezzato, quindi come è possibile vivere una casa in cui un gradino è spezzato e nessuno ha chiamato l'ispettore di zona o ha seguito la procedura per, rispetto al quale lui è molto turbato da questa cosa,
cioè si rende conto la dimensione del, dell'entrare in un luogo che è un luogo che in qualche modo è sovversivo rispetto alla legge, è proprio il gradino spezzato. Quando tu sei capace di scendere in casa e raccogliere le citi di quelli che mettono i passanti, quindi capisco che tu ti sei. Ma io sei il primo che dovrebbe comprendere questo elemento di sovversione che ci circondano, no? Sa che noi abbiamo un gradino spezzato in casa. Ma, non, questa non, linea, non so nell'economia, dico la verità, non so nell'economia del. Se si hanno un valore più episodico o meno, diciamo, adesso io no, semplicemente io so che quando scrivi pensi a come rendere coerente, scrivere è comunque, almeno dal mio punto di vista, soprattutto quando scrivi prosa, che mentre scrivi pensi che stai scrivendo, sì, sta cosa che stai perdendo tutto il tempo e poi sta diventando, non riesci più a no? Si amplia e poi però comincia a vedere anche la, perché questa è l'esperienza che ho fatto scrivendo questo libro. Aspettavo, fermento, poi un giorno ho cominciato a uscire. Allora, vi sono ovviamente episodi che hanno un valore in sé, nel senso che hanno una, però magari nell'economia del tutto hanno un peso. Io vorrei veramente esercitare la funzione del critico letterario per poter stabilire quale peso abbia l'episodio del violino spezzato nell'economia del primo libro e dei quattro successivi, che purtroppo va tenuto a mente, perché questo è, abbiamo deciso di pubblicarlo, l'editore, io e il correttore, questo libro a pezzi, perché cioè sparadrappo, struzzo e farina, sono venute fuori 2000 pagine, cioè non era programmato quando io cominciato, quando io quella sera di settembre mi sono messo e ho cominciato a uscire ed era lui che mi aspettavo da tanti anni. Poi posso raccontare, forse un'altra domanda da farti importante, che non ha letto il libro, finisci, ovviamente no, è stato illuminante, mi è piaciuto molto come tu hai, sei riuscito a, come hai pacchettato sta roba che non avevo mai sentito, ovviamente. Quindi è stata la prima, sì, è bello, per me è stato un bello, grazie molto. Ma quello che io di cui posso sì dire, magari se qualche altra domanda me le fate, allora, io una domanda come, piccola, come è nata questa roba? Cioè, lo dissi in fase di pre-presentazione, quando siamo visti a luglio, io scrivo da quando sono piccolo, insomma, con continuità, diciamo a partire dall'adolescenza, ho bruciato per fortuna un mare di poesie, di cose, però insomma le cose che si fanno, si scrive, poi si riconosce, ho cominciato a rinunciare più, intorno ai 20 anni, e un bel giorno mi vengono fuori i personaggi, cioè non li aspettavo, cominciano a scrivere in forma poetica, il correttore di bozze, il direttore responsabile, il caporedattore, il fattorino, 4-5 dei personaggi, uno solo ha resistito alle fiamme, di quello il titolo del libro, e ho inserito il testo corretto all'interno, per cui questa vocazione alla prosa mi nasce, diciamo, molto assidua che avevo un po' meno adesso con la poesia, sia con il lettore, la lettura della poesia sia con lo scrivere poesia, poi di fatto mi sono consegnato alla prosa perché la prosa mi ha preso, insomma, no? Mi ha catturato in quanto mi faccia abbia fatto. Queste cose sono destinate a scrivere prosa, faccio un po' meglio la prosa che la poesia. Dico l'ultima cosa e poi lascio magari a qualche domanda, eccetera. Diciamo qualche domanda. La cosa che mi è molto piaciuta, cioè che mi ha subito, è la pagina 9, quando tu fai appunto l'elenco, e dici, e inoltre urlatori, spidocchiatori, barbitonsori. Queste tre parole sono abbastanza importanti, perché i primi tre racconti che ho letto di Claudio, che da qualche parte ci sono, negli anni 80, erano appunto dedicati agli urlatori, agli spidocchiatori e ai barbitonsori. E il problema degli urlatori, anche lì immagino che torni sul secondo o terzo libro, perché ti anticipo, il vecchio inquilino è un vecchio urlatore. Ah, ecco, perché diciamo, infrangere la regola, la legge, forse la cosa peggiore è proprio urlare, no? Che a un certo momento. Sì, ovviamente come ti dicevi, mi sono inventato un po', cioè, voglio dire,
non era previsto, non era per, però insomma, allora, prima che cominciare a scrivere in maniera ininterrotta, anche se spezzata in momenti diversi, ma in maniera ininterrotta, cioè scritto tutta la prima parte, poi il secondo periodo, la seconda e così via. Erano venuti fuori dei frammenti, io non sapevo bene quali sarebbero stati i parti del romanzo, cioè, poi, insomma, per cui le cose, alcune cose che tu hai detto prima in realtà sono frammenti che sono venuti prima, chissà perché, boh, non lo so, insomma. Comunque sì, e allora anticipo, cioè, secondo, allora in quest'epoca della fiducia, la fiducia veniva urlata piena voce da questi urlatori che erano una confraternita di persone che si mettevano insieme e urlavano, insomma la gioia, possiamo dire anche per dire, la felicità, e quindi lo spettacolo, il cubilo, come direbbe Carmen Sainz, abbiamo dedicato il nome della pura dura lubia, adesso lo spiego. Per cui insomma queste cose, gli urlatori sono importanti, ci sono anche gli spidocchiatori, ci sono anche gli ammazzasette, ci sono tutte figure di un mondo che ovviamente è totalmente fantastico. Spiega pura dura lubia e poi. Pura dura lubia, allora la collana si chiama pura dura lubia perché l'autore che a distanza di 15 anni, io continuo ancora sempre di più, consideriamo dei più grandi autori del Novecento, ma probabilmente quelli che entrano nel palmo di una mano. Se dovessi nominare, io ce lo metto accanto a Kafka, Proust e forse un altro che devo decidere, anche Jaime Sainz è l'autore di Gian Pietro e io, abbiamo avuto la fortuna di incontrare in Bolivia, siamo stati fortunati noi ovviamente ad incontrarlo e a poterlo tradurre, cioè, per cui Gian Pietro abbiamo fatto insomma probabilmente delle cose importanti, ma insomma purtroppo sono rimaste lì, non abbiamo potuto dar seguito per altri problemi. Gli ultimi quattro poemi di Sainz che ha tradotto Gian Pietro e il romanzo Felipe Delgado che ho tradotto io. Insomma. Quindi Jaime Sainz mi ha, a 40 anni sonanti, mi ha provocato lo stesso effetto che nella mia prima infanzia mi provocò con Jack London, mi incontrai con Jack London, poi in adolescenza Kafka, e che pochi altri, un po' più tardi Stefano Verrigo, e poi Jaime Sainz. Quegli autori che ti canti sconvolgono la vita, ti cambiano la vita perché ti rendi conto che sono. Cioè, sono veramente un'altra cosa. E allora Pura Dura Lubia, alla Imagen di Pura Dura Lubia è dedicato forse il libro più importante che ha in essence e ricorrere questa distanza che ha. Allora, negli anni ci sono. Cos'è questa immagine di Pura Dura Lubia con questo poeta? L'autore Sainz dedica ricorrendo a questa distanza il suo libro di poesia probabilmente più straordinario. I critici si sono affannati, sì. Sarà un anagramma di Anna Lidia Plura Belli, sì, esatto, e questo diciamo e quell'altro. Poi arriva il nostro amico boliviano, pura dura lluvia, è la pioggia che pura dura, ed è dura, vi assicuro, in Bolivia quando ti casca la testa. Allora niente, è semplicemente un omaggio all'autore che a me ha veramente cambiato la vita. Cioè, nel senso che mi sembrava di. Poi è bello, pura dura lubia, musicale con me. No? Ok, ci sono domande? Ma anche l'inizio del romanzo è un po' un omaggio a Felipe Delgado, guarda, perché tutti e due iniziano con la pioggia. No? Questo è proprio allora io posso dire che Felipe Delgado io l'ho conosciuto nel 1995 in Bolivia. La prima frase del libro è uscita un giorno, una notte di settembre del 1992. Ah, sì, prima. Quindi quando io ho incontrato Felipe Delgado, devo dire, senza voler paragonare ovviamente il mio libro a questo straordinario romanzo che è Felipe Delgado, io quando ho letto Felipe Delgado e leggo pioveva a torrenti la prima frase, e la prima frase del mio libro era una sera piovosa, sono rimasto abbastanza secco, devo dire, cioè tutti i miei romanzi cominciano sotto la pioggia, però è davvero, io non conoscevo, non sapevo neanche la cosa che aveva senso. Però devo dire che mi piace questa cosa, che ci sia questa coincidenza di. Domande? Curiosità? Sono io che faccio, sono Moraci, sono Murino. No, se volete farlo, io ecco, domandate se vi va. Sono parte autobiografica. Ecco, questa è una bella domanda. Io non l'ho letto. Questa non è una bella domanda. Una bella domanda.
Cioè, se non ci dici io non so, allora giorni, io non posso dire come Flaubert, io sono tu. Madame Bovary, io sono, nel senso che io sono veramente, se dal punto di vista del brio psichico dello scrittore, io sono veramente tutti i personaggi del mio libro, perché ognuno credo che parli poi con un suo linguaggio, no? Cioè, perlomeno ho cercato di, Ugo ha un suo stile di espressione, le gemelle ne hanno un altro, Angela ne ha un altro. E tu sei Bonzo anche Bonzo? Sono sicuramente anche Bonzo. Quindi, per rispondere come invece da correttore di bozze, credo che il correttore direbbe che c'è una rex extensa, sono un po' cartesiano, cioè c'è un mondo che fa parte anche, che è fuori di me, e questo mondo fuori di me è anche la mia interiorità quando sono scrittore. Cioè io uso qualunque materiale, può essere anche materiale mio biografico, della biografia di altri, oppure totalmente biografia immaginaria. Per me anche come dire, il mio intimo è materiale disponibile ad essere scritto, per cui probabilmente sì, sicuramente ci sono anche riferimenti, ma totalmente non progettati, no? La figura del narratore, e qui parlo da editore, non da scrittore, la figura del narratore, ripeto, non è il narratore onnisciente del romanzo ottocentesco, di molto anche il romanzo novecentesco, con tutti gli sperimentalismi, alla fine. Lo stesso Hemingway, che è uno degli autori che io amo di più, ma forse non so se si detraccia lo stile hemingwayiano, non credo nel romanzo, anche Hemingway è un narratore onnisciente, nonostante lui abbia poi operato sulla tecnica di scrittura del romanzo, veramente una rivoluzione, no? Le parti dei dialoghi hemingwayiani sono una roba sconvolgente, hanno credo se c'è un paragone in poesia, cioè Ungaretti, ecco, cioè no, per la secchezza, invece in realtà io credo di usare una tecnica di, come dialoghista sono molto più barocco, se vogliamo usare. E anche più fluido. Ma insomma, diciamo che. Sì, voglio dire che sei anche coerente con l'episodio successivo, in certo senso. Sì. Credo di sì, spero. Insomma. Ci sia coerenza nell'insieme del pensiero. Non solo nel fatto che la tua lingua è stupenda, ma c'è una c'è un collegamento con il castello di Kafka. Sono belle domande, ma io bisognerebbe bisognerebbe rivolgere o al correttore di bozze, che appunto è l'unico dei gemelli, dei due, oppure a Arlo e Gildo, a un critico, non lo so, cioè ovviamente, vabbè, insomma, tu lo sai perché mi conosci bene, Kafka è uno degli autori che amo, ma non dico la stupidaggine, io amo Pinocchio come Kafka, e continuo ad amare Jack London, e ultimamente mi sono rimesso a leggere Salgari, che ho trovato stupendo scrittore, nella sua dimensione ovviamente, no? Non paragonabile magari con questi altri autori. Qui credo di essermi nutrito di tanta letteratura, quindi qualcosa forse viene fuori. Cioè, Kafka, come fai? Cioè, sai che Kafka è il mio autore che mi ha. Allora, mi ha sconvolto la vita a 18 anni e quindi insomma. La mia idea è che hai il tuo modello. I riferimenti con altri modelli non sono così. Io ti ringrazio, è una bella cosa. No, però ci sono, secondo me, chiaramente, cioè, quello che dice Claudio, cioè che alla fine il livello di assimilazione è talmente certo. su alcuni luoghi dell'immaginario letterario che poi risaltano fuori. Io sono molto grato di ricordare Pinocchio. No, Pinocchio sì, secondo me è la cosa più evidente, cioè poi, più, l'umorismo che c'è in Collodi veramente solo in Kafka c'è un livello di umorismo, probabilmente gli scrittori che io amo, che conosco, anche in Manzoni, un altro autore che io amo, c'è molto umorismo, ovviamente a scuola non si insegna in Manzoni come umorista, ma un umorista di una finezza straordinaria, a tanti ecco, una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavo, forse non ha a che fare con una domanda, ma però mi hanno chiesto cosa
sì, ma come ecco, era mio fratello che mi diceva, ma vendere qualche copia per i miei amici, ma sa che gli dico che quella roba è. Grazie. Molto, cosa, devi dirgli che è un'opera buffa. Allora, io credo che sia una definizione abbastanza, perché tra i miei autori che io amo molto c'è anche Rossini, Corriere di Siviglia in particolare, che è l'opera che io amo di più, e la metto a bello. Barbiere mi accompagna da quando sono bambino, come Pinocchio, come altri autori. Credo che la definizione di opera buffa sia abbastanza, nel senso che non è un libro comico, no, però non è nemmeno un libro. E da qui la scelta dei nomi dei personaggi? Viene da questo la scelta dei nomi dei personaggi? Io credo che ci sia questa cosa molto rossiniana in me, questo si risponde come autore, io adoro Rossini, per cui amo l'opera lirica, non tutta, molta, e certo nell'opera lirica ottocentesca i nomi sono buffi. Ma io non riuscivo a entrare nel personaggio, non lo capivo, perché portava, era un portatore di un nome così buffo che mi diceva dietro questo nome che cosa si nasconderà mai come personalità. E allora leggendo, ti rendi ancora più misteriose queste persone che circondano quest'uomo che non capisce chi siano, ma per me era il fatto che portavano tre nomi talmente strani, e dopo ti vedi questo che ha questa vela sulla testa, la vela dello scrittore, significato, cioè queste piccole cose, no? Ma è scritto divinamente bene, perché c'ha dell'umorismo, ma nello stesso tempo è estremamente profondo, ti ferma sui personaggi. E io ti faccio tutti i complimenti, sono solo a metà, non posso dirti le cose amorose perché non le ho ancora lette, forse lui mi proibisce di leggere. Comunque inizia con il poco che ho letto, veramente mi affascina e ti invoglia a leggerlo, ed è un libro stranissimo. È un libro, veramente io leggo moltissimo, però la prima volta che mi trovo di fronte a uno sconcerto continuo dei personaggi, perché comincia questo folle che corre sotto la pioggia spingendo l'altro, dice ma dove vado? E poi ci rimane a terra. Vedi la tecnica della... Ed è molto bello, tecnica molto dinamica. La folla. La tripista e il pedinatore. La tripista e il pedinatore. Però in realtà io per esempio ho un'immagine, sarà che forse poi... Però la leggo in maniera molto concreta, per esempio, a lista di Spagna, piazzale Roma. È una mia lettura, ma però la vedo proprio chiarissima sta cosa. Cioè, dell'andare controcorrente... Io credo che ci sia un... quello che diceva Ria, ci sia un forte elemento biografico, fatto pendolare tutta la vita. Per cui che l'esperienza, diciamo, dell'aggredire l'autobus per trovare un posto a sedere, ma solo per salire, no? Per trovare il posto a sedere... Il primo capitolo si chiama un posto a sedere, no? Perché il produttore è tutto. Sì, ma già lì ha dato la forma ai personaggi che sarebbero nati dopo, no? Come? Già questo, l'autobus ha dato la forma ai personaggi che lui avrebbe trovato nella trattoria, no? Perché c'era già questo spettacolo che sarebbe stato diverso, insomma, una situazione completamente diversa. E non vedo l'ora di andare avanti. Posso andare oltre? Questo è un bellissimo. Se non ci sono altre cose, vi invitiamo chiaramente, non vogliamo dirvi troppo perché sennò no. Io ho una curiosità, già raccontato, una brevissima curiosità su tutti questi orfani, no? E c'è un padre solo, da quello che ho capito, che è quello del... Allora, posso anticipare sul padre di New Wasp, ci sarà una sorpresa enorme nel quarto libro. Così si questo fa. È marketing. Come dici? Ma lei è finito il corso di marketing? Se riusciamo a vendere a sufficienza. Pensavo a Pinocchio, che in fondo è un bambino che si fa. Ma vedi, questo è sicuramente un elemento non pensato, non cosciente. Io in realtà, quando ho cominciato, non ero mica cosciente di quello che stavo, ero nemmeno cosciente che quella sera pensavo è l'ennesimo raccontino che viene fuori, invece per un mese. Quindi dopo il piano dell'opera mi è venuto fuori, poi ho cercato di dargli coerenza, mi seguì. Questa cosa degli orfani è curiosa, anch'io la trovo curiosa. Mentre le gemelle hanno un padre, giusto? Le gemelle hanno un padre. Sì. Allora, Agnello degli asili. Sì, ci sono tanti personaggi che si chiamano degli asili, che è la traduzione degli sposi, no, ovviamente, certo. Perché appunto nell'epoca in cui lui era bambino,
questa istituzione degli asili era prospera, una quantità di ospiti orfani che venivano anche se ne aveva la fiducia. Un'altra domanda proprio puntuale, ma Arlo e Gillo tornano perché Arlo e Gillo sono questi due ragazzini che insegnano il nostro eroe a masticare la cingomma. La cosa? A masticare la gomma. La cingomma. Che lui non l'aveva mai masticato e gli insegnano a fare anche il pallone. E tornano Arlo e Gillo o no? Perché io Arlo e Gillo... Posso posso lasciare la domanda? Io lo so se tornano. Vorrei vedere. Però la lasciamo. Lasciamo il sospeso, va bene. Al terzo o quarto libro, chissà. Va bene, grazie. Grazie a te. Grazie Giampietro, hai fatto tutto. Grazie per questa lettura, ma mi è veramente... io sono abbastanza ottuso come scrittore, cioè non è che vedo molto al di là. Questa cosa mi ha buttato una luce su questa roba che ho scritto e non avevo mai pensato. Grazie a tutti voi che siete venuti, davvero molto, vi ringrazio molto. Ci sono amici che vengono da lontano, amici che non aspettavo. E un grazie a Alessandro Romano. Alessandro Romano, oggi era a lavoro, oggi lavora alla Toletta e oggi non, venerdì non può mollare. Se veniva Alessandro non venivate tutti voi, certo voi. E grazie davvero. Grazie.